L'importanza di giornate come quella di Women in Tech sono fondamentali per le aziende, soprattutto per Enel, non solamente per lavorare sulla gender diversity generata dal poco accesso, alla poca comprensione delle ragazze alle lauree STEM, ma soprattutto perché stiamo parlando dei nuovi posti di lavoro che verranno creati da qui ai prossimi 6-10 anni. Parliamo di 7 milioni di nuovi posti di lavoro solamente in Europa. Se solamente il 18-20% delle ragazze oggi poi si laurea o sceglie una professione in questo ambito, abbiamo due problemi da colmare con giornate come queste a livello di formazione, informazione e orientamento delle ragazze. Un forte impoverimento del bacino a cui le aziende possono attingere e una grossa opportunità che le ragazze si stanno precludendo per accedere a un mondo del lavoro o dei lavori del futuro che nel giro di 6-10 anni porterà a creare posti di lavoro e professioni a oggi sconosciute. Work with Women è la prima piattaforma di social learning dedicata alle professioni del futuro ed è una piattaforma al femminile. C'è molto bisogno di modelli e tanta informazione, perché quello che manca è proprio l'informazione sulle possibilità che nel mondo tecnologico ci sono per le donne, soprattutto del bisogno che le aziende hanno di donne. Nel 2019 abbiamo lanciato Diversity at Work, che è il primo videogame sulla diversity e inclusion. Si basa sui 5 ground principali di diversità e vuole essere uno strumento per valorizzare le diversità all'interno di un team di lavoro. Noi abbiamo lanciato qualche mese fa questa challenge proprio per cercare delle startup al femminile che promuovessero il tema della diversità. Questa ci è piaciuta molto perché promuoveva conoscenza della diversità, promuoveva il network fra donne, che è sempre un elemento ancora su cui si deve lavorare molto, e soprattutto perché spiegava la diversità in chiave divertente, in chiave ironica e in chiave pratica. La diversità ha un valore enorme in termini di business, ma tutte le tipologie di diversità. In più, solo un elemento per darne concretezza, tutti i famosi indici di sostenibilità, che sono quelli che gli investitori guardano per valutare le aziende, tutti, non ce n'è neanche uno che non considera la diversità un criterio di valutazione dell'azienda.